Guardate qui! Va bene, insomma, intanto io l'avrei voluto chiamare L'Educazione il film, poi abbiamo virato il titolo un po' più, perché quello che accade in queste storie ultime che ci riguardano, ci toccano da vicino, è una questione di cultura, di educazione, come nelle buone famiglie mafiose, nelle buone famiglie degli imprenditori, certi imprenditori succede questo, vengono fatti studiare per come si fanno gli affari. E chiaramente era anche molto semplice fare quello che un film inchiesta, ma difficile allo stesso momento, perché comunque c'è un processo quasi, cioè non concluso ancora, si è concluso il primo grado di giudizio, ma comunque non era nelle mie corde fare un film su un'inchiesta vera e propria. Sono andato a creare quello che era un po' il centro, come dicevo prima, la cultura, la pessima cultura degli affari, di insinuarsi nella pubblica amministrazione, di essere compari, ci vediamo, facciamo, e poi è successo quello che è successo a Roma, perché comunque succedeva già dalla fine dell'Ottocento. Il cognome della famiglia Mariotti non è casuale, la famiglia Mariotti è la prima famiglia di costruttori romani alla fine dell'Ottocento, quelli che hanno costruito Piazza Vittorio. E io, scartabellando, mi sono imbattuto in uno dei primi scandali, cioè guarda caso sempre i mattonari cioè, sono con le mani nella, vengono presi con le mani nella marmellata, cioè nell'illecito. Dopodiché quello che ho cercato di costruire è dare dei piccoli riferimenti storici, che più o meno storici del momento, dell'attualità, che abbiamo, abbiamo capito perfettamente, insomma, così come l'apparizione di Veltroni, che erano documenti di repertorio che avevo, non ne avevo di Alemanno, che comunque è coinvolto. Ma non c'è il buffet? Sì, c'è dopo. E comunque, dicevo, per quello che riguarda Veltroni, non posso sostituirmi a Pignatone, neanche a Paolo Iera, nessuno. Ho dei sospetti, me li tengo, insomma, così dei pensieri, così come ci sono degli altri evidenti prove. Comunque, questo è quanto. Adesso poi vedremo, insomma, quello che dice il pubblico, che l'ho detto, ma insomma, lo verrà a vedere, noi usciamo in molte sale, qui c'è Tonino Carloni, che spero non sia andato via, è stato il mio braccio destro, dove non puoi venire, per quello che riguarda la distribuzione, siamo riusciti a uscire con circa 70 sale, è una cosa quasi impensabile. E però quando abbiamo fatto tutto il film pensavamo proprio, abbiamo detto ma sì, alla fine è una favoletta, quindi, che voglia sia rispetto alla verità, e invece ci siamo resi conto che parte della stampa, alcuni della stampa che ha dichiarato che non, insomma, che non era interessata certa stampa, poi altri invece liberamente, così come anche da certa parte politica passa il messaggio di tacere, e invece c'è tanta parte politica, me l'hanno accusato che un film spot dei 5 Stelle, no, 5 Stelle, noi che sono qui presente, una parte dove non c'è nessuno, eccole qui, allora, il Presidente del Consiglio Capitolino che ci ha, puoi venire, così devo ringraziare anche Francesca Benevento, no, perché noi abbiamo fatto una regolarissima richiesta di patrocinio e ci hanno accolto felicemente, l'impensabile con altre coalizioni politiche di fare una richiesta, andare a presentare in Campidoglio, cioè, diciamo sul luogo degli Stati, questo film, invece ci hanno accolto, quindi non capisco perché dovete essere targato 5 Stelle, no, ci hanno accolto, io devo ringraziare, vi ringrazio ancora, perché comunque è una questione proprio di educazione assolutamente civica e di legalità. Dopodiché, come dice Tony, nel film, per comandare bisogna avere talento, insomma, ecco, questa è la cosa. Comunque, insomma, adesso dai, Matteo.
No, non mi mezzo. Non volete parlare? Sì, ma facciamo parlare loro, io vedo tutti i titoli. Vogliamo fare un dibattito, non mi è piaciuto sto film? Per poi diventare poi la quel zia, figlio di Droglia. Buonasera, innanzitutto è molto emozionante vedere un cinema così pieno, perché la cosa è solita ultimamente. Io vorrei testimoniare un'emozione che ho provato vedendo il film e che ho provato sul set. Comunque il nostro mestiere, il mestiere dell'attore, non ci lascia tante soddisfazioni, insomma, alla fine di una carriera poi ti rendi conto di quanto hai sofferto, no? Perché comunque se vuoi farlo standotene a casa senza santi in paradiso, in questo paese è molto difficile. Questo film che ha scritto Massimo e io ho avuto l'opportunità di recitare, perché mi ha dato soddisfazione? Perché più di altre persone che poi formano il popolo italiano, mi ha dato la possibilità comunque di protestare con eleganza, di protestare comunque verso una situazione politica veramente imbarazzante. E quindi ecco, questo io l'ho ritenuta una grande soddisfazione artistica dal mio punto di vista, piuttosto che fare il poliziotto che arresta quattro banditi o quattro ladri al giorno in un commissariato X, che non sono il male appunto, invece mi è piaciuto molto interpretare questo personaggio inquieto, questo capo di gabinetto che ha fatto di cotte di crude. E poi dopo tu eri la sintesi di tanti capi di gabinetto, non ecco la sintesi, io dice a fine film, no, ma lo sai, no, ecco, comunque ecco, volevo testimoniare questa emozione e basta, insomma, io speriamo che sia un piccolo rinvio verso una situazione politica veramente, e lo ribadisco ancora, imbarazzante. Allora, intanto ribadisco. Come? Non vedo chi è, grazie. Io non tormenterà nulla. Come, scusami, ma mondo di mezzo, no? Sì. E rappresenti veramente con grande qualità che tutta cosa a metà. Tutta cosa che non vale niente, questa incapacità che c'è, che gira, che vince su tutto. Un nero dell'incertezza. Non è mafia capitale, è mondo di mezzo, perché è tutto a metà. Fosse la mafia vera, Roma volerebbe alla grande, ma non per le rocce o la mafia, per la capacità di amplificare e frattare. Ma qui bisognava capire dove stare, se dalla parte di tutti o dalla parte di Scaglione, dalla parte di Carminato o dalla parte di Spelante. Siamo stati... No, comunque... Con grande capacità, con un'ignoranza degradata che sta a Roma in diritto. E così è, grazie. Spero che sia arrivato. Comunque io intanto volevo finire, perché per me è un ringraziamento, io non sono capacissimo di spiegare, mentre l'altra volta la conferenza stampa ero più articolato insieme a Marcello, insieme agli altri. E qui voglio solo ringraziare, sinceramente, chi ha presenziato, c'è Cristiana, Luca, appunto tu Mario, tanti amici. Un istante, grazie. E sì, un attimo. Mi piace che ci sia presente quello che a me ha impartito le lezioni più belle prima di vita e poi di cinema, che è Silvana Costi. Uno delle persone più grandi della mia vita, insieme a mio padre e a tante altre persone. Comunque, e questa è Laura che viene dalla televisione, serviva un volto splendido così, come quelle giovanotte belle, che ci sono anche tante qui nella sala, che ce ne sono in giro, e lei credo che l'abbia rappresentata bene. Abbiamo lavorato molto bene insieme, perché lei capiva momento dopo momento come funzionava questo film, dove andavamo a parare. Dai, saluta e andiamo a mangiare. Ma non è stare davanti al cinema così pieno, cioè non lo so, è bellissimo. Vediamo gli altri giorni. A parte dai, non di buttare su. No, però a parte tutto sono stata molto felice di, insomma, far parte
questo cast, perché comunque ci sono attori straordinari, in primis Tony Serandeo e Massimo Goletti, ma anche Matteo sicuramente, però loro veramente per me mi hanno insegnato tantissimo, anche lo stesso Nino Celeste, il direttore della fotografia. Nino, puoi venire insieme a Pino Schiano, straordinario, mi ha dato quelle piccole chicchette che servivano. Laura, diciamo, chiamiamo la gente che ha lavorato con questo, cioè, ci avete già visto tutto il tempo a noi, quindi loro continuano a vedere noi. Dai, scusa, ma la gente che lavora dietro al film, devono venire qua. Dovreste venire qua. Nino, Nino Celani. L'assessore? Paolo Raggi, dov'è Paolo? Paolo, si perde un applauso anche lui. Ma che cazzo è? Volete fare delle domande? Credo che... Volevo ringraziare il regista Massimo Scaglione, insomma, per il suo coraggio, per aver affrontato questo tema difficile, appunto, di Roma, della capitale. E comunque... Vieni. Grazie, innanzitutto allora io conosco sia il regista Massimo Scaglione e sia appunto sono consigliera del municipio qui a Roma e quindi c'è la parte politica, insomma di frontiera, il nuovo futuro fortunatamente lo abbiamo a Roma e al governo sicuramente abbiamo la possibilità di creare un mondo migliore, diciamo. E quindi ho fatto un trade union fra l'arte, quindi il regista, e la politica, e quindi ho portato la prima in Campidoglio con il Presidente del Consiglio, quindi ci ho onorato di questo evento. E quello che praticamente volevo dirvi che il film parla di questo mondo di mezzo, quindi io ritengo che... È un film giusto da fare. Un film è sicuramente giusto, non è di inchiesta, ma comunque è molto coraggioso di indagine, quindi apre comunque dei risvolti che vanno aperti, che comunque va raccontato questo mondo di corruzione, di corruzione. Ed è comunque il mondo di mezzo, sono quelle frasi che usò appunto recentemente Buzzi, usarono Buzzi e Carminati. Quindi comunque si poteva anche portare più la storia dal punto di vista, diciamo, anche più recente, quindi con Marino, quindi anche quello che è stato il governo di Roma negli ultimi anni, non solo all'epoca di Odevano. Siamo dagli attori, non è un comizio! No, vabbè, comunque ringrazio il regista di aver aperto, diciamo, questo scatolone sulla corruzione di Roma, che fra l'altro anche nel mio municipio appunto esiste, sono state appunto arrestate e abbiamo anche comunque i romani vivono questa corruzione che c'è solo edilizia e manca un'organizzazione primaria e secondaria. Grazie. Va bene, vogliamo andare a buffet, abbiamo messo il buffet.